Sono stanco, ho provato ad andare a letto più presto del solito, ma poi alla fine, tra una roba e l'altra, rimane sempre mezzanotte e mezza una. E svegliarsi così presto non è decisamente sano. Quindi devo iniziare a prendermi un pochino di buone abitudini, come tutti. E partiamo dal basso, partiamo dalla colazione. Colazione, come sempre, albicocche e mele. Insomma, mi piace pensare che questo mi renda una persona più sana, ma in verità dipende. Ieri mi sono andato a mangiare l'hamburger, le patatine fritte, i pranzi sono sempre ciccioni. Allora, oggi torna giù mia mamma, Verona, e mi porta giù la macchina, la loro macchina. Fun fact, era la mia prima macchina che mi sono comprato, che poi non usavo più perché mi servivano soldi per la magistrale, quindi l'ho venduta loro e adesso la uso di nuovo. Oh, che ridere! E me la lascio per qualche giorno, che mi servirà anche perché settimana prossima, dopo un paio di settimane, ho il matrimonio, devo lavorare, un sacco di eventi, quindi comunque, cioè, mi devo tenere attivo. Allora, adesso incredibilmente penso che mi farò anche il caffè, che non me lo faccio mai. Che così mi sveglio un po' fuori, ho questo bel rituale. Oh, basta moscerini, da dove venite? Tutti da fuori. No, ragazzi, devo pulire sta casa. Devo buttare la plastica, devo insomma sistemare. Stasera in tutto questo c'è la partita dell'Italia, quindi penso che uscirò con gli amici a vedermela al Duol, dove c'è stato il Pride. Dove c'è stato il Pride, fa vedere la partita e mio cugino mi ha chiesto se volevo andarla a vedere, quindi sicuramente esco, se non con lui, esco con gli altri, la compagnia che penso vadano nello stesso posto, quindi magari ci si becca tutti lì. Caffè, caffè. E per aggiungere un po' di crunchy experience, niente, ho i biscotti. Speravo di dire qualcosa di un pochino più grosso, più buono, ma ho i biscotti e basta. Allora, apriamo anche questa finestra, facciamo girare un po' d'aria. Ragazzi, io mi devo iniziare a svegliare prima, andare a letto prima, perché ora sono morto qua dilaniato, tra 20 minuti devo già andare, anzi tra 20 minuti devo essere già fuori dai coglioni, quindi poco tempo. E comunque ora sono qua stanco. Oggi mi sono impegnato, ieri mi sono impegnato, sono riuscito a editare tutti i video della settimana, cioè fino a ieri ho recuperato tutto e gli ultimi 3 video saranno corti, cioè meno di 10 minuti l'uno perché in questi giorni non ho registrato più di tanto, ma potete anche immaginare come mai, agitato poi la macchina e quant'altro. Così magari oggi riuscirò ad andare in palestra, sarebbe anche ora, cacchio. Cioè io andavo tipo un giorno sì, un giorno no, adesso sto andando se no un giorno a settimana. Di una tristezza allucinante. Vabbè, comunque ora come al solito mi rilasso un po' e noi ci sentiamo dopo quando parto. Bene ragazzi, arrivato in palestra, facciamo un po' di esercizi, che è una settimana che non faccio niente e mannaggia dove finisci. Un paio di riscaldamento qua perché sennò non faccio nulla. Sì, magari passiamo un po' per il riscaldamento, sennò mi ammazzo. Adesso con questo devo stare attento a non beccare il microfono che c'è qua sotto perché sennò spacco tutto. Si muore, ragazzi. Comunque, raga, dopo vi porto con me alla partita dell'Italia. Spero di vincere. Ok, ragazzi, finita la sessione in palestra. Adesso andiamo un secondo al supermercato, poi penso di andare al McDonald's a prendermi i chicken nuggets. E poi andiamo diretti a vederci la partita dell'Italia-Spagna, a fare un po' di supporto, che ci sono anche c'è qualche amico con me. Bene, a dopo. Ci siamo presi il posto più sfigato,
per guardare la partita, ma adesso fare uno zoom là. Tieni sempre lo zoom acceso e noi guardiamo la telecamera. Giusto. Guarda, gira, anche ti segue anche la faccia. E guarda, track enabled. Ora l'ho tolto, aspetta che te. Tracca! E quindi così, ragazzi, adesso magari ci avviciniamo un 2. Dio bon, sto sudando, quei nuggets piccanti. Allora, ci siamo un po' arrangiati, abbiamo preso una panchina, ce la siamo spostata in una posizione un pochino più comoda. Prospettive sulla Spagna? Ma io non so un cazzo di calcio, ma hai anche il microfono? Vabbè, il microfono. Mamma mia. Sempre carichi. C'era Filippo. È mezzanotte e 35. Oggi l'Italia purtroppo ha perso, ma nel senso ha giocato di merda, ha fatto veramente schifo. La Spagna ci ha fatto il culo tutto il tempo, quindi non potevamo pretendere chissà cosa. Fatto sta, è tardino, io ho già avuto finalmente nulla osta da parte del capo di poter lavorare da remoto, quindi settimana prossima, lunedì, martedì li faccio da remoto, anche perché io ho detto guarda bro, la macchina non mi va, casino, posso venire in scooter, ma se diluvia che faccio? Lui mi ha detto no, nessun problema, rimani pure a casa, e quindi così è. Quindi da settimana prossima si inizia, anzi già da domani, se domani mattina diluvia, io spero diluvi domani mattina e non il pomeriggio, per ovvie ragioni. E quindi noi adesso andiamo direttamente a letto, mi lavo i denti e andiamo a letto. E giornata molto lunga, questo è successo, poi hanno aumentato tipo i super minimi per noi metalmeccanici e di 100 e passa euro lordi in più al mese, sono tipo 2000 euro in più l'anno circa, che tanto se lo aggiunge alla RAL, parecchio. Mi fa ridere perché io ho iniziato da un mese, già mi becco sti benefits a destra manca, quindi mi dispiace se i video sono un pochino più corti, non riesco a fare molto, di la verità, non sto più cucinando, cioè sto mangiando sempre fuori, ragazzi. Sto mangiando sempre fuori, anche oggi a pranzo ci siamo sparati il sushi, potentissimo. Sto mangiando sempre fuori, mi dà fastidio perché non riesco a cucinare, a me piace cucinare, non sto facendo più la spesa. E non il massimo. Cioè da un lato dice bello sentirsi coccolati, però uno, sto spendendo un sacco di soldi. E ok, posso farlo, ma preferirei mettermi da parte per altro che buttare soldi in cena e così. Anche no. Due, che cioè, soldi buttati. Io ragazzi, io sono del 2020 che tengo traccia delle spese che ho, ma anche tipo 20 centesimi. Cioè io divido tutto per categorie e quant'altro. Io so esattamente a fine anno, a fine mese, quanto speso tipo in aperitivi, in affitto, in qualsiasi cosa. E sto facendo budgeting, quindi so quanto mi posso tenere, so quanto posso permettermi, birbim barabam. E purtroppo noto nel tempo che ci sono dei trend che stanno aumentando su cose superflue che posso benissimo evitare, quando una volta tutti i soldi li buttavo tipo in azioni, ETF e quant'altro. Quindi adesso devo un pochino ritornare, vabbè che ora è un periodo strano perché ho progetti importanti e quindi non riesco a pensare anche a quello, a fare investimenti, però devo ritornare a starci sotto, ragazzi, devo ricominciare a farlo. E comunque oggi siamo riusciti ad andare in palestra, come avete visto. Adesso ho messo i vestiti fuori un po' a stendere, che se no ragazzi, cosa facciamo? Fuori è l'umido ed è pieno di mosche, pieno di schifo, quindi domani devo trovare il tempo, domani non ho molto da fare, quindi riuscirei, però devo trovare il tempo di fare anche quello. Poi sabato degli aperitivi, domenica la sera mi vado a fare un giretto in macchina, domani sera ovviamente serata universitaria, stiamo con il cast e con gli altri, si fa serata ragazzi, ma mi sta salendo una stanchezza perché ho bevuto la tisana prima, la camomilla. Vabbè, non ci scoraggiamo ragazzi, noi ci aggiorniamo domani per un nuovo video, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, notifiche, mi raccomando attivate la campanella se non si va avanti, e noi ci vediamo domani, bacioni.